Ciao a tutti, sono Momoko88. Incredibile ma vero, siamo in una nuova puntata di Tasting Challenge with YouTubers. Chi sarebbe lo YouTuber, scusa? Io, se ce l'hai con me. Sì, sì. Oggi abbiamo niente proprio di meno che Brian Amato. Ciao a tutti ragazzi, sono Brian Amato. Se volete andare a cercarmi, io di solito faccio video cercando di essere comici, non so se poi te fanno ridere in realtà. Comunque vi lascio il link in descrizione al suo canale. Ti ringrazio per avermi invitato innanzitutto. Grazie a te di aver accettato l'invito, perché come sappiamo sono pochi coraggiosi che decidono di intraprendere questa tasting challenge. Io sono molto coraggioso, non ti preoccupare. Ok. Sono pronto, mi puoi bendare quando vuoi, pronto ad assaggiare tutto quanto. Andiamo con il primo. Io direi sempre di partire dalle cose un po' più strong. Ok, mi preoccupo quando dici strong. Mi preoccupi in realtà, sai. Andiamo questi. E mi preoccupo questo odore. È normale il fatto che mi preoccupi, non lo so. Forse sì. No, aspetta. Ah. Prova la forma. È un pesciolino. Oh, bravo. È un pesciolino. Ok, sto per mangiare forse una patatina a forma di pesciolino. Bravo. Vorrei capire di cosa. Ci sei? Basta che. La degustazione delle patatine. Ah, hai visto una patatina. Ok, una patatina a forma di pesciolino. Cos'è di pesciolino? È normale invece che il fatto che mi piaccia, sì. Devi sapere che io amo anche i gusti strong, quindi in realtà non riesco a capire non il so, condimento sapore. Il nome dello snack non te lo saprei dire. No vabbè, pisciolini in agrodolce. No, scherzo, vediamolo. Alga, era l'alga. Il sapore dell'alga, sì. Nori mori sono nori queste patatine all'alga, però molto buone. Patatine a forma di pesciolino al gusto di alga. Sì. Ti piacciono? Approvati per me? Approvati. Sì, cioè ma sto giro sì. Va bene, comunque diciamo che ci ha azzeccato per metà. È arrivato okay. Il secondo giro. Questi. Ok. Provato. Anche qui c'è una forma, quindi se li tasti magari. Che carini! Hanno tante forme. Oddio. Una forma. Non vedo l'ora di mangiare tutte le forme allora. Una forma un po' ambigua, ma pazienza. Cosa intendi per ambigua? Ok, sento più tipo odore di paprika. Può essere. E ha la forma di. E non so se è una conchiglietta o. No. Ho capito cosa sono, forse li ho assaggiati simili. Sono tipo, vabbè, ricoperti sopra con quella polverina alla paprika. Mm-hmm. E. Però non vedo il gusto. Non mi è più convinto quando l'ho iniziato a masticare bene. Cioè, era soft, tipo non soffice, era vuoto dentro, quindi. Questo è quello con la forma strana. Ok, penso che. Ok, sì, la forma è abbastanza ambigua, ok. C'è qualcosa alla fine che non mi convince. Aspetta, dimmi però. Che cosa sono. Allora, sono dei salatini. No? Esatto. Semplici salatini. Sì, ok. Gusto. Con della paprika e qualcos'altro che non so, spero non sia ancora l'alga, perché sennò mi preoccupo. Non senti più una spezia strana di affumicato. Beh, ti do un aiutino. Tipo pesce. Fai gli spiedini e. Di gamberi. No, niente gamberi. Ok. Ho detto, fai gli spiedini e li metti sulla piastra. Ok. Cosa stai facendo? No, li stai grigliando. Sì, okay. È una cosa. Tipo grigliata di. Sì, pesce, no. Il termine un po' più americano. Barbecue? Sì. Sandy barbecue. Sono al gusto barbecue. Ah, li ho indovinati, ok. Yes. Ah, era la. Era il gusto barbecue, non riuscivo a riconoscerlo, te lo giuro. Se non mi sbaglio questi si chiamano Orion Seafood. Ti piacciono comunque? Allora, piacere, sì. Però appunto, sentivo un retrogusto non molto. Boh, non mi piaceva tanto l'affumicato alla fine, quello che dicevi te. Non male però, non male. Approvate anche questi, io. Scusate raga, ho dei gusti strani. Okay, pronti per il terzo snack, sempre salato, sto giro? No, sono gli unici che ho trovato e quindi passiamo okay. Al dolce. Poi ovviamente abbiamo una bibita. Mm-hmm. Sono curioso di assaggiarla. Vai. Partiamo da questo. Mostrarla pure in camera, di almeno. Come sapete io cerco sempre di portarne almeno uno in queste tasting challenge. Allora, questo qua l'ho assaggiato. È buono, però un po' forte. Forte, ok. Infatti penso che lo senti anche dall'odore. Andiamo poi a tastano, perché dovresti riuscire a capire. Sì, è un po' tipo del cioccolato.
Ah, tipo, il Kit Kat. Ok. Ok, è un mini Kit Kat. Bravo. Che altro il gusto? Cos'è il gusto? Sto avendo dei problemi seri a capire. Non è quindi rum, non è niente di alcolico? No, così? È qualcosa di alcolico. Gin. Però non è rum. È il gin? No. È... è un alcolico? È un loro... Ok, tipo il sake, no, no. Ti abbuono il sake. È il Kit Kat al gusto amazake. Ok, amazake. Che dovrebbe essere un tipo di sake con un tasso alcolico più basso. Più basso? Il sake è tanto alcolico di solito, non lo so, sa che non ho mai... Ora, mi piace caldo, però il tasso alcolico non lo so. Mm. Hai sentito che forte? Cioè, sì, l'odore era più forte del gusto, però... Alcol. No, l'odore era più forte del sì. gusto in realtà. Ti è piaciuto? Ha provato anche questo, raga. Scusate, ma io, tutti approvati. Per me è tutto approvato, ma forse sarà perché sono una persona golosa, sarà perché mi piacciono i gusti strani. Passiamo a questi, che forse in un'altra mia tasting review li avevo assaggiati, ora non mi ricordo. Comunque, guardate la confezione, che carino! Se metto così mi addormento così, Ok. Cosa stai facendo? Stavo mettendo una posizione comoda per i Meno male c'è l'apertura facilitata, perché sennò stavamo qui 30 anni. 30 anni. Questo anche prova bastardo. Cocco, sa di cocco. Ho capito, sono tipo dei medaglioncini di cioccolato, non sono ripieni dentro, vero? No, no. Ok, allora sono tipo dei biscottini dietro... con sopra una cialdina al cioccolato sotto. Sì. Devono essere buoni, perché io l'ho già assaggiati a un altro. Mi ricordano tanto quelli che mangiavo da piccolino, proprio piccolino, sopra quello stratino di cioccolato, mamma mia. Ci sono arrivato più o meno. Però voglio vedere se riesci a indovinare la forma. Ora un po'... La forma era, non erano delle conchigliette, no? Vediamo. Ora ti aiuto un attimo, ha una faccina. Ed okay, è un animaletto. Una farfalla. No, non è una farfalla. No, no. Vediamo, ti aiuto ancora un po', è bianco. Tipo un gattino, un pandino. Bravo. È un pandino. Oh. Carini. Sakupan. E ognuno ha una faccina diversa. Bella. Approvati anche questi. Comunque sono molto carini, li avevo già mangiati, però molto mi pare alla fragola, perché come sapete io adoro la fragola. Ti piacciono? Sì. Approvati, sì, anche questi. Hai trovato una persona che apprezza molto. Siamo al penultimo snack. Lasci per ultima la bibita, quindi così mi rinfresco sì, la fine. Sì, vabbè. Solitamente faccio così. Ok, io sto... La bibita alla fine per sgorgare. Tutto quanto, certo. Anche questo forse ve l'avevo già fatto vedere, però questo è un gusto diverso. Sembra una stellina, no? Non è una stella. È sempre un animaletto. Ora, questo si capisce molto poco. Non è buono, ma mio Dio, che buono l'odore. C'è un sacchetto qualcosa. Non sei lo sniffatore di sacchetti? Buono, è tipo fruttoso. Buono. Sì. Curioso. Non riesco a capire perché adesso si è impastato tutto quanto insieme. Però l'odore era tipo di un frutto rosso, no? Rosso. Ah, secondo me è abbastanza. Un kiwi, una mela, qualcosa. No. L'uva? No. Ti non è rosso, mi hai detto. È un frutto mango. Estivo. Ananas, mango, banana. No. Ho pure un po' di raffreddore, quindi è complicato far arrivare gli odori al cervello. Anguria, madonna, quanto ci ho messo, no, non è l'anguria, sì. Fuochino, sì, melone. Bravo. Oh, ok. Vabbè, sento molto meglio adesso. Sono tipo dei biscottini al melone con il ripieno al cioccolato. Vedi, dovrebbero avere la forma teoricamente di un koala. E sopra... Ah sì, hanno gli animaletti. Ci sono gli orsacchiotti in varie posizioni. A me questi sono piaciuti, a te? Non mi dispiace, cioè, allora non ti vedo convinto. Non è che non lo so, questo non è che non sono convinto. Allora, il melone mi piace un sacco, però non, cioè, si sentiva solo nell'odore fuori del biscottino. Dentro non sentivo tanto, cioè, mangiandolo appunto c'era il biscotto, si mischiava tutto. Questo qua era un po' più particolare, solo perché appunto i biscotti al sapore di melone non li avevo mai per quello. Siamo arrivati al momento della bibita, signori. Anche questo ha un gusto particolarmente strano. Io sono curioso, allora. Oddio. No. Non è una bella cosa il fatto che... No, tu... non è.
Ehi, non provare. Il tappino è bellissimo, però. Ma perché non, a me non piace un pop. Ok, no, questo rumore non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto questo rumore, eh. Ok, sto facendo danni. A me non piace per niente. In realtà sono convinto che è una cosa che non mi piacerà. Come si chiama quel frutto tropicale? C'è del cocco, per caso? Sì. Allora è tipo un latte di cocco. Ma sento il mango, sento la papaya, non so, qualcosa di tropicale. Non ti spaventare. Ci sono i pezzettini. Io, allora, l'ho proprio detto stamattina, quando sento un succo con dei pezzettini dentro, non sempre mi convince. È fatto così questo. È tipo un latte di cocco, no? No, una bevanda, non, una no, bevanda. È una bevanda. Il cocco c'è, però sono quei pezzettini. Ho capito, quella è tipo una di quelle lattine, un po' strana, neanche una lattina, una bottiglia. Esatto. Quindi oltre al cocco ci sono altri ingredienti, no, mi sembra. Allora, no? Il cocco sono i pezzettini che galleggiano. Okay, quindi non è neanche un'acqua al cocco, cioè. E il succo è a. Ma solo non riesco a capire gli altri gusti, te lo giuro. Quindi non è mango, non è papaya, non è ananas, non è. Ananas sì. Ok, ananas, ok. È un succo, okay, al gusto di una bevanda. Ok. E che io non conosco. Io sono una bevitrice di acqua, basta. Tè verde, basta. È vero. Buonissimo, adoro. È una bevanda tropicale, inizia per P. Non è il pompelmo, pomelo. No, 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 ma non è il nome del frutto, è il nome della bevanda. Della bevanda. Che magari alle Hawaii. Monsieur, mi dia una P. E ti mette anche l'ombrellino sul bicchiere. Ce l'ho. Un piña colada. Bravo! Ehi, trovata! Yes! Piña colada comunque è ananas, tipo è. Sì. È qualcos'altro. Posso vedere? Io non lo so, sì, vai. Ma non proprio qualcos'altro, in realtà credo sia soltanto. È solo ananas? Non lo so. Piña colada sì, è un drink al cocco, molto semplice. No, all'ananas. All'ananas e al cocco, però anche. Ah, sì. Secondo me sì. Ah. Questo. Sai cosa? Io non sono un fanatico del cocco. So che è una cosa strana, mi piace. Però anche il piña colada non è un drink che non prendo mai. Quindi direi. Oh, è l'unico, non l'ho provato, incredibile. Sì. Sì, a sto giro sulla bevanda mi hai fregato. Sono stato bravo, sono sì, riuscito. Sì, direi che sei andato abbastanza bene. Sei a pari merito con Esther. Oh. Va bene, dai. Riuscirò a superare. Purtroppo al primo posto c'è sempre Matteo Fumagalli, nella classifica solita inesistente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Momo, perché sennò mi arrabbio parecchio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate degli snack che ha provato oggi Brian. Questo è il mio preferito. Se li avete già assaggiati, se ce n'è qualcuno in particolare che vi ispira. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non siete ancora iscritti, se vi va iscrivetevi sia al mio che al suo canale. Come volete. E ricordatevi di schiacciare la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Non saprei che altro dirvi se non... Stay kawaii!